Grippa. E intanto è ufficiale, aspetta ragazzi. È ufficiale praticamente, cioè ufficiale, ultima ora. Neymar torna al Barcellona. L'accordo è praticamente fatto col Paris Saint-Germain, quindi si riportano indietro Neymar. E così a Massimo Grippa diamo questa notizia. Ciao Massimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? In diretta con noi, appunto hai sentito bene, il direttore bene, Vocalelli. Bella notizia per il Barcellona, bella notizia. Brutta per gli altri. Sì, certo, si riaccoppiano Messi con Neymar, insomma. No, l'altro Griezmann, c'è anche Suarez. Griezmann, Suarez, certo. De Jong. Sì. Dicevi Vocalelli, Sandro? Pure De Jong il Barcellona, no? Perché noi... Bella squadra, Quando parliamo giustamente della Juve, diciamo... E come fa a non vincere quest'anno la Champions League? Come fa? Perché se la deve giocare con... dall'altra parte, perché ci sono... col Barcellona di Messi, Neymar, Suarez, Griezmann, eccetera, eccetera. Per cui diventa non facile. Mm-mm. Senti Massimo, noi ti abbiamo chiamato, diciamo, soprattutto per parlarci un po' del Napoli. Se lo stai seguendo, come sì, ti pare... L'ho visto, anche se non mi è piaciuto l'inizio a Firenze, che ho visto una squadra così magari che non si è fatta trovare pronta, poi è stata, diciamo, brava a sfruttare le occasioni che, diciamo, che gli sono capitate. Credo che il Napoli piano piano alla fine tornerà a quello dello scorso anno, anzi credo che quest'anno possa solamente migliorare, perché ha fatto un ottimo acquisto con Lozano, siamo la squadra Ancelotti un anno in più, e credo che se arriva ai Cardi, perché io sono convinto che alla fine, diciamo, farà di tutto per portare i Cardi al Napoli, credo che il Napoli potrà dire la sua quest'anno, perché la Juventus non la vedo tanto bene, perché ci sono tanti giocatori, la rosa è composta da tantissimi campioni, e sicuramente dopo, quando non trovi spazio, iniziano i malumori, e credo che nello spogliatoio possano succedere cose così poco simpatica. Cioè, un uomo dell'esperienza di Massimo Grippa che ci dice queste cose, perché, come dicevo prima, cioè non sempre la sovrabbondanza è foriera di cose positive, perché adesso guardate quello che c'è in attacco, no? Ma noi ci siamo dimenticati Bernardeschi. Allora, cioè, la Juve ha una valanga di attaccanti, ma ogni partita ne deve vedere fuori 3, 4, 5. Quella è la cosa. Dopo sono giocatori che, diciamo, maggior parte sono nazionali, e così dopo diventa dura trovare spazio. E credo che, come ho già detto, sono tutti giocatori importanti. E fino adesso, diciamo, mercato in uscita, la Juventus non è riuscita a far niente. Non è che possono giocare in 22, se giocano 11. Dopo diventa dura. Io credo che il Napoli così quest'anno, anche sotto quell'aspetto lì, ha lavorato molto bene, perché ha preso un giocatore come Lozano, credo quel ragazzo, come si chiama, Elmas, lì, che l'ho visto sì. Gli ultimi 20 minuti contro la Fiorentina, che mi ha fatto un'ottima impressione. Se riesce a mettere dentro un altro attaccante, credo che così ha fatto un ottimo mercato. Poi non dimentichiamoci che ha preso mano Lask, che è un ottimo difensore insieme a Koulibaly. Certo, mi pare che la fase difensiva deve essere abbastanza registrata, no? Perché prendere tre gol. Siamo nelle prime giornate, sicuramente Koulibaly era tornato anche da poco, l'ho visto anche un po' così in difficoltà, poi quando ritroverà sicuramente la forma giusta, credo che sarà insomma stabile dietro, è un giocatore devastante. Idee chiare di Massimo Grippa sul Napoli. Alessandro, una curiosità? Intanto scusate, De Frel dalla Roma va in prestito con obbligo di riscatto da dove era arrivato? Cioè dal Sassuolo, quindi dopo una serie di giri De Frel ritorna al Sassuolo. Vai, Alessandro. Non si sa l'obbligo con te? Eh? Non si sa quanti milioni è l'obbligo di riscatto? 15 milioni di euro. Un po' meno di quanto aveva pagato, però alla fine insomma... No, io chiedevo a Massimo Grippa, ragionavo che con generazioni diverse, però Ancelotti, che credo sia del 59, Conte invece del 69, credo che Grippa sia in mezzo a loro, cioè credo... Sì, diciamo, sono in mezzo, 65. Però tutti centrocampisti, tra l'altro, di grande forza e di grande tigna. Tu perché non hai fatto l'allenatore?
No, no, non è, diciamo, il mio carattere non mi permette di fare l'allenatore. Sono troppo fumantino e in certe situazioni non riuscirei a gestire il gruppo. Vabbè, Conte non è uno. Però diciamo io non mi ha mai interessato così, diciamo, questa situazione allenatore. Faccio il dirigente qua a Renate in Lega Pro, diciamo, sì. Sono contento, certo. Diciamo, di questa mia posizione. Certo. Sentiamo Furio, una curiosità per Massimo Crippa. Sì, chi è nel Napoli il giocatore che tu puoi vedere, non dico come te perché avevi una caratteristica specifica e onestamente non la vedo fra quelli del Napoli, ma insomma che un pochino possa prendere il ruolo di Crippa, come grinta, come cattiveria, come a cattiveria agonistica ovviamente, e come... Ma guarda, adesso fare sempre i paragoni diventa discendere difficile. Diciamo, a me piace molto Allan perché anche lui, diciamo, a livello caratteriale è uno che... Ecco, a me lo ricordi, a me lo cioè, lui mi ricorda Crippa. Ci mette sempre l'anima, ci mette sempre. Credo che anche lui in quel momento qua magari non è il massimo della condizione, perché ho visto Firenze che ha sofferto un pochino, diciamo, nelle ripartenze così dalla Fiorentina. Franco? Ma io volevo sapere da Massimo, lui prima ha parlato di Icardi al Napoli, è una speranza o ha qualche sensazione, qualche suggerimento? E poi volevo... No. Sì. No, no, io credo che alla fine, se diciamo non ha possibilità di andare alla Juventus, credo che il Napoli fino alla fine ci provi. Tenterà questo colpo qua, perché sarebbe il giocatore perfetto lì davanti, un giocatore, diciamo, d'aria di rigore, con giocatori... Per diciamo, poter dire Napoli da scudetto? Sì, diciamo con Icardi io dico Napoli da scudetto, perché sicuramente, come ho detto prima, la Juve, se non mette a posto certe cose, alla fine si troverà con dei grossi problemi, perché può avere Ronaldo, può avere, diciamo, tantissimi campioni, ma siamo dopo, come ho detto, giocano in 11 e c'è sempre quel malumore che, conoscendo lo spogliatoio, diciamo, anche ai miei tempi, quelli che non giocavano sicuramente non erano contenti. Quando ci sono tanti campioni così in una rosa come quella della Juventus, abbiamo detto già prima, Bernardeschi, diciamo, è un nazionale. Lo scorso anno, diciamo, ha fatto tantissime partite. Quest'anno, diciamo, anche lui troverà delle grosse difficoltà, ma non solo lui, stesso Mandzukic, diciamo, tanti giocatori. Diciamo, adesso stiamo vedendo anche il discorso lì, loro hanno fatto un acquisto che, diciamo, il difensore più forte del mondo di qua di là, ma anche lui sta trovando delle difficoltà, credo. Poi magari più avanti sicuramente farà molto bene, però adesso così nel campionato italiano ci vorrà un attimo di ambientamento, e credo che De Ligt sicuramente è un buon giocatore, però è sempre un difensore, diciamo, che è stato pagato tantissimo. Ecco, io sto vedendo delle reazioni, ci arrivano tanti messaggi, intanto molti tifosi del Napoli ma anche del Toro che ti salutano, Massimo, quindi hai lasciato veramente un bel ricordo. Ti ringrazio, sì. Sia non dimentichiamoci del Parma, dove a Parma è, come no, certo. 5 anni che sono stati bellissimi, vincendo la Coppa UEFA, la Supercoppa, certo, Europea. Siamo il primo Parma che... Dal 93 al 98 sicuramente... il famoso Parma tuo, sì, quelli lì. Sì, in quegli anni di medio scala, no? Sì, ci è mancato solamente lo scudetto. Peccato, perché c'era la possibilità, sì. Perché... Sì, ha giocato, diciamo, 100... La squadra era competitiva. 147 partite nel Parma e 150 nel Napoli. Ecco, sì. Quelle, insomma, è stato... E comunque ti ricordano bene anche nel Torino, che dove hai giocato quel campionato con 29 partite, 29 presenze, poi sì. Hai giocato successivamente, però non... Diciamo... No, diciamo, quando dopo la fine sono tornato ho avuto un po' di problemi a livello fisico, così diciamo, mi è dispiaciuto perché non sono stato capace di dare il mio contributo, diciamo, per il Toro, perché il Torino dovrò sempre ringraziarlo come società, perché è stata quella che mi ha lanciato veramente a livello nazionale subito al primo anno. Gigi Radice non ha avuto nessun timore nel buttarmi dentro dopo che arrivavo da un campionato di Serie C. Sì, da lì sei esploso, ti ha preso il Napoli e poi ti ha preso il Parma. E sì. Quindi, insomma. Allora è ufficiale, è Neymar è del Barcellona, ok. Neymar del Barcellona, e io volevo chiedere a Massimo...
questo, cioè stasera il Toro può farla l'impresa o no? O è ormai secondo te fuori dopo aver perso 3-2 in casa? Ma sicuramente deve fare un'impresa, perché gioca contro forse la squadra peggiore che diciamo poteva incontrare, perché il Wolverhampton sicuramente è un'ottima squadra, ha campionato da un po' di giornate e credo che così, dopo il risultato che c'è stato l'andata con tutta 3-2, ribaltare il risultato sicuramente sarà difficile, però possiamo aspettarci tutto dal Toro, perché il cuore Toro, credo che Mazzarri quell'anno che ha fatto ha iniziato a fargli capire che diciamo è una squadra che può vincere dappertutto. Massimo, grazie e buon lavoro e a presto su Radio Radio. Grazie a voi, saluto a tutti quanti. Allora, grazie. Correggo.